Dai, ancora 2 chilometri e mezzo, forse 3, forse 4, massimo 5. Pensa che questo io l'ho fatta 2 volte di notte, con la neve e la nebbia, al buio, è finito il carburante, perché non hai preso le maltodestrine, ditemi se te voleva le maltodestrine. Cioè, se sarà pieno di forti di qua, aspetta che dago un'occhiata. Sì, il fondale, questo è un fondale marino comunque, deve avere anche stratificato. Ma di tu che le fa lamelle? Questa è sabbia? Ma questa è infiltrazione di acqua che porta sabbia, ma questo è un fondale. Da qualche parte che c'è anche qualche fossile. Qua non è molto, non in è moltissimi qua. Anche perché partì questa è la prima volta su per qua. Non ti faccio neanche le maltodestrine e neanche lo super strudel, non ti ha voluto. No, anzi credo che sia stato il strudel a darmi forza. Se non fossi stato il strudel alla maltodestrina, col cazzo che venivo su per qua. Ci siamo. 700 metri ancora, dai, mezzo chilometro. Ancora mezzo chilometro. Cerca di tenere l'ultimo rapporto con il tratto del cemento. E qua dopo lì avremo un altro po' di piano. Perché siamo a metà strada, te devo tornare in Rio anche. Ma anche dopo le discese, ma siamo a metà strada, te da sempre di niente in mente sta roba qua. Il punto più lontano che tu arrivi è sempre a metà strada, dopo devi tornare indietro. È questo che mi preoccupa. Certo. Risparmiare energie, perché credito che andavo piano. Perché adesso avremo il tratto più simpatico di tutta la salita. E adesso con calma, molta, molta, molta calma. È breve ma intenso. Per cui pazienza, pazienza, pazienza. Perché te ha da arrivare lassù. Là. Drio quel pin là. Per cui butta giù, metti il tuo rapporto più corto. E prendila con molta, molta calma. Liscio, liscio come l'olio. Tranquillo, tranquillo. Questo è il tratto più duro. Questo punto qua. Poi... Fermati. Posto? Tutto che ti alzo le gambe? No, ma non ho campo adesso. Solo se rigidisco la gamba. Com'è? Dai, su, avanti. Io poi a ripartire qua è un casino. Vai. Pignone da 50 la prossima volta. Se avessi avuto la cavona qua nel caio. Vedremo come che là è.
La nostra riga doveva essere sciolta, però è 9 gradi. Non so come te la farsi a non sciogliersi. Questo è 9 gradi. Mezzogiorno e mezzo quasi. Mezzogiorno e 25. Adesso avremo un quarto d'ora, facendo anche 18 minuti di discesa, perché sì, non sarà mai andare troppo forte. Anche perché mi sono senza il freno da brio e quel davanti è finito. Cos'è questa roba qua? Ah, le quelle fascette, le tipo cadene, le fascette tipo quelle te sa che te stringi da per far cadene temporanee. Sì, ma le arcine esatte quelle lì. Vedete, spacca fuori tutto, la merda. Volevo farlo per provarle sulla bici, ma è meglio usare covertoni chiodati come quei specifici da neve, da ghiaccio. Dovete venire su per le qua, le 9 km dal cimitero, come credite sia, dal cimitero fino all'incrocio 9 km. Mi pensavo che fossi 14. Fatto un allenamento specifico per la mountain bike, mio poi. Assolutamente no, bisogna fare anche degli allenamenti di equilibrio, è molto importante, soprattutto quando che ti andando a zona in discesa, ma anche in salita, quando che ti hai tratti lenti, non te che la fa, bisogna stare al centro della bici, se no te continui a fare così, e sì, così è più facile, perché ti ha meno salita, però te fa più strada, per fare un metro te ne fa 1,5. Scuri come sì. Come la merda del cavo. No, quello è chiusa perché deve essere una malgaso, la malga non so se è quella brusata, ma questo no, è più avanti, so questo, no, grazie. E là c'è un'altra stradina che dovrebbe congiungersi con un'altra che la passa su per là, da là e va su. E te fa, sta qua, c'è una parte sterrata, che è come questa, però la fianca sta qua, su per là, e ti arriva là del Cansiglio. Qua invece, te va giù, a un certo punto te trova un bivio, ti vede bene anche come te sbuca su una strada, su un tornante, giù te va a Caneva, verso la Maga del Titi, su te va per il Cansiglio. E dopo là te tocca andare per i boschi, che è bello, però è meglio farlo d'estate, che qua è bel fresco, qua d'estate, che so, a 25 gradi, sta da Dio, però fa la su l'estate, come ho detto, ti acciappa la macchina, ti arrivi a Mesomonte, ti mola la macchina là, ti fa la strada su, ti arrivi qua, ti va o da una parte o da quell'altra, se te la zoppa di qua, dopo torna su Mesomonte, le fatica, però, se no ti va per là, ti fa la Venezia delle Nevi, lì della Venezia delle Nevi, o te va giù e ti fa su la Tagliafuoco, o se no, appena finiva Venezia delle Nevi, sulla destra ti trova sto sentiero brutto che le fa dei scalini, ti ha 1,5 km, un chilometro e due di salita in mezzo alle rocce, ma è una monava. E dopo è tutta discesa fino a Mesomonte. E la sbuca dove là dei cacciatori e cose, per cui ti puoi andare a recuperare la macchina. Per cui te puoi lasciare la macchina a Mesomonte, fa il giro, fa la Venezia delle Nevi, e tornare a Mesomonte e recuperare la macchina. Perché un è l'ascesa, un è la distanza, un è un po'. Poi che c'è l'altitudine massima, cos'è un buon che sia 1,400. Cos'è un finta che sia 1,400. Lascia che si scaldi un po'. Metti la corona più alta. Cambia la corona. Anche perché sembra che la Voppi piove adesso.
Occhio qua. Vai a piedi, vai a piedi. Fa male la gamba? Anche qua, probabilmente qua perché hai un piccolo strappo dallo sforzo. Speriamo che non gli cedi completamente, ma freni, perché allora sì, sarebbe un problema. Ah, aspetta che adesso cominci a frenare un po' meglio. Tasi, tasi. Semi oleoso. Occhio qua che la tira, eh! Attento al rambo a destra! Rallenta! Piano qua! Qua va piano! Guarda che panorama! Guarda che bellezza! Tumulare le forcelle davanti, a tu sganciare la forcella, sganciala, perché qua dopo ti avrà i cosi, ti avrà i scorei, gli scoli d'acqua.
Occhio davanti, sempre la strada. Qua piano. Vai piano qua. Perché qua proprio abbiamo... Qua è un punto che tira molto molto giù. Occhio! Sul culo! Sinistra! Entrare! Sta piovendo! No. Su. Frena, frena, frena qua. Questo è un brutto punto perché ti tira giù e chiude molto, anche quello. Il culo dietro, oh. Occhio! Cinquantanove! 59! Solo quel trattino lì, 59 all'ora! Sul culo! Piano qua, occhio! Lenta! Occhio! Piano!
Occhio! Occhio qua! Occhio! Oh. Occhio! Vento! Occhio! Occhio!
cazzaladra. Vieni.